Nel video di oggi giocherò in una foresta molto pericolosa, infatti dicono che è infestata. Succederà di tutto, tra spari, animali feroci e altro, quindi preparatevi. Mi raccomando, iscrivetevi se volete questi video pazzurdi e buona visione. Il mio obiettivo sarà sopravvivere per 24 ore dentro quest'immensità. E vi dico solo che non sarà facile perché incontreremo tanti ostacoli, per esempio animali e soprattutto magari persone indesiderate. Prima però vi spiego come faccio a giocare a Fortnite da mobile, dato che sembra impossibile. Il 19 di maggio tutti gli abbonati GeForce Now potranno giocare a Fortnite anche con solo l'utilizzo delle dita. Ma infatti Pou, come fai a giocare da mobile? Ragazzi, io gioco grazie a GeForce Now, che è un programma di Nvidia, più precisamente cloud gaming, dato che fa giocare a tutti i giochi che possiedi da telefono e tra l'altro con una qualità che non avete la più benché minima idea che quanto è forte. Infatti potete giocare a giochi di Epic Games, Steam, quindi faccio un esempio: Rainbow Six Siege, Minecraft e anche Fortnite, appunto, solo da telefono. Solo che ci sono tre tipi di abbonamenti che potete fare, e il primo è GeForce gratis, che purtroppo puoi usare una sola ora per giocare e divertirti a massima risoluzione. La seconda invece è Priority, che consente di giocare un massimo di 6 ore a 1080p 60fps con l'RTX attivo. Quindi ragazzi, immaginatevi Fortnite un film da telefono. L'ultimo ma non meno importante è il piano 3080, che consente di giocare in 4K a 120fps al vostro gioco preferito con l'RTX attivo e vi massimizza un massimo di 8 ore. Quindi pensate a giocare a scuola Fortnite con una qualità allucinante, con un tanto di FPS. Ragazzi, trovate il link in descrizione. In questo momento sono le 19.14 e io, ragazzi, andrò a giocare a Fortnite. Ho molta paura. E ragazzi, stiamo atterrando, non ci credo neanche io. Non dovrebbe lagare più di tanto, anche se sono in una foresta, dato che ho una connessione abbastanza interessante. Comunque vi vorrei far notare una cosa: guardate l'HD, è qualcosa di troppo alta risoluzione. Tra l'altro sono anche atterrato male. Grande Poa. Ragazzi, lasciando stare il fatto che sto sentendo dei rumori molto molesti, apriamo questa porta. Subito un'arma, let's go raga. Allora io ve lo dico, sono una pippa da mobile perché è la prima volta che ci gioco. Ok, salto così mi dovrei aggrappare, ragazzi. Poi andiamo subito a cercare di fare una bella kill, dato che ci tengo a distruggere completamente tutti. Potrei essere in delle buone condizioni. No, fermo, per favore. No. Allora, raga, dovrebbe essere un bot. Dai, sparagli. No, sono un pirla. Oddio. Che c***o è? No, raga, non c'è nessuno. Come fa a esserci qualcuno in questo posto? Cioè, raga, io ero lì. Ho sentito uno sparo tipo qui. No, raga, lo sentite? Ma che cos'è? Allora, raga, me ne sto andando. Sto cercando un posto più safe perché qui vi giuro che ho molta paura. Allora, raga, fermi tutti perché ho sentito un botto allucinante e mi sa che me ne devo andare. Torno stasera, un po' più sul tardi, magari quando fa buio, e ci vediamo dopo. Sono tornato qui, come vedete sono le 2 del mattino, raga, infatti non si vede niente, c'è solo una piccola luce sopra. Raga, ho scoperto che qui ci vivono tipo degli spacciatori, degli zingari, non capisco che cacchio sia, ragazzi, ma sono delle persone che non sono le più affidabili. Quindi vorrei cercare di parlare il più basso possibile e cercare di fare una vittoria su Fordi, dato che sono decisamente una pippa. Comunque sto già sentendo un botto di rumori, non va bene. Ok ragazzi, stiamo andando a Canyon e adesso però voglio fare una cosa molto pazza. Infatti, in caso dovessi fare anche solo una kill, grido aiuto nel bel mezzo delle 2 di notte, ragazzi, ok? E di una foresta soprattutto. Quindi diciamo che non è la cosa più safe del mondo, perché aiuto forse è l'ultima cosa che bisogna dire quando si scherza. Comunque ragazzi, detto questo, dovrei un po' abbassare il tono della voce, perché non è la cosa più safe del mondo urlare a quest'ora, soprattutto mi potrebbe venire qualcuno a prendere. Allora, è arrivato il momento, apriamo questa porta, andiamo a fare qualche bella kill con il nostro bambo fucile bianco. Oddio, no, cos'è ancora? Ti prego, no. Ragazzi, c'è un problema, fermi tutti, vado a controllare. Raga, penso di aver visto tipo un cinghiale, perché comunque era tutto sotto, però fa un casino allucinante, non so se si sente. Raga, fermi tutti, questo posto non mi rassicura per niente. Sì, ragazzi, perché se lo stesse chiedendo, io sono un caga sotto che non avete la più benché minima idea. Oh mio Dio, mi sono messo in una posizione che è ancora peggiore rispetto a quella di prima. Ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi, che io delle cose del genere non l'ho mai fatta in vita mia. E soprattutto spero di non farle, ma se volete che le faccio ancora, iscrivetevi e usate lo shop il codice POWA. Ok, ragazzi, nuova partita. Questa volta devo cercare di sopravvivere, un minimo devo sopravvivere. E soprattutto, io sto dicendo nella foresta, non su Forte. Su Forte te me ne frega, ma di meno. Fermi tutti, ragazzi, ho appena visto qualcuno, dobbiamo subito andare a prenderlo, perché oddio, c'è qualcuno. No, c'è pure un lama, ma che cacchio. Allora raga, ok, lo devo semplicemente mirare. Dai Poa, che dai.
Dai, raga, let's go. 31, let's go. Ucciso. Let's go, raga. E devo gridare quella cosa che tutti voi sapete, quindi aiuto. Comunque, ragazzi, vi dico solo che se mia madre dovesse guardare questo video, probabilmente mi menerebbe, mi friggerebbe nello stesso tempo. Oh, c'è un bus. Fermi tutti. No. Oddio, ragazzi, non so neanche io come ho fatto a schivarlo. Fratello Martello, vieni qui che ti ammazzo. No, raga, no, ancora. Che cos'è? No, non me ne voglio andare ancora. Ho appena sentito un altro rumore. Io spero che non sia un cinghiale, raga, perché se è un cinghiale, addio. Adesso, ragazzi, voglio fare una cosa. Dato che voglio trascorrere ben 24 ore, voglio fare anche uno scherzo telefonico a qualche mio amico, per esempio a Best. Quindi, ragazzi, è arrivato il momento di chiamarlo. Best. Best, aiutami. Dimmi. Ti prego. Dio, non riesco più a uscire dalla foresta. Sto chiamando mia madre, non mi risponde. Che cazzo vuol dire? Mi sono perso nella foresta. Mi sono perso nella foresta. Chiamaci. Vieni tu, per favore. Ma manda, se sei tua madre, chiama 113. Non prende wifi. E come cazzo mi stai chiamando, scusa? Bella domanda. Ok, ragazzi, sono le 3 del mattino. Io non so che cacchio fare, dato che non si vede niente. Non vedo decisamente niente. E vi giuro che devo restare ancora nella foresta, ma non ho fatto la win su Fortnite, quindi la vedo molto dura che io riesca a uscire da questo posto immenso. No, mi è entrato qualcosa dentro. No, via, bisogna andare via da sto posto. No, via. Ci sono tipo bisce. Prima ho visto delle bisce che stavano andando in giro. È arrivato il momento. Calmo, Powa. Oh mio Dio, non so neanche come si va via da sto posto, ragazzi, vi giuro. Sto facendo un casino allucinante. Devo subito andarmene. No, raga, c'era un cinghiale. No, raga, quello era palesemente un cinghiale. Ah! Ragazzi, a me dispiace, ma la missione è stata abortita. 24 ore io non ce le passo neanche se mi dovessero pagare 2 milioni di euro. Ce l'abbiamo quasi fatta, ragazzi, siamo quasi fuori da questo bosco del... Siamo praticamente usciti da cinghiali, bisce e tutto. Io vi saluto e mi raccomando, iscrivetevi al canale, codice buono nei negozi oggetti. E ciao, non faremo più una challenge del genere, ciao! Oh raga, ho trascorso 87 giorni qui dentro. Mi sto cibando di api, vespe, qualche ragno e soprattutto molti topi. Devo dire, sono buoni, però crudi non è che sono il top. Quindi prima penso a uscire da questa foresta, prima vi aggiorno. E prima soprattutto uscirà questo video. Ciao! Oh, la salita verso l'Olimpo! Arriverò! Aia!